finalmente il primo intervento di una donna, Maria Laura Turco. Brava. Oh. Brava. Era una. Partito Radicale Trasporto Transnazionale, BRNTT, e noi stiamo conducendo diverse battaglie, in particolare in questo periodo ci stiamo occupando del diritto alla conoscenza, e poi se resta il tempo magari illustrerò, penso che tutti voi, vedo già l'ambiente, sono persone interessate a questo argomento. E oggi invece vorrei parlare di Bolkestein, in particolare perché si stanno ponendo in atto dei tentativi di aggirare l'applicazione di questa direttiva in Italia. Allora, vi dico subito che il 1 di ottobre noi abbiamo presentato un ricorso per chiedere che venga aperta una procedura di istruzione sullo Stato italiano per una legge sulla demanializzazione che è stata fatta per agosto. È un decreto legge 78 del 2015 con il quale si sta tentando di privatizzare le coste italiane, cioè sottrarle alla nostra proprietà, che vuol dire demanio, è bene comune, e si sta tentando invece di farne una cosa privata. E questo qui lo scopo è di sottrarre questi tratti di costa all'applicazione della direttiva Bolkestein. Allora, non so se è il caso, comunque vabbè, vi dico che l'articolo 12 della direttiva Bolkestein è quella norma che ha introdotto, la direttiva Bolkestein è la direttiva servizi, cerca di liberalizzare il mercato e quindi si riaggancia, sviluppa quello che è la libertà di stabilimento di quell'articolo 49 del trattato sul funzionamento della comunità europea. Questa direttiva si rivolge ai fornitori di servizi e quindi la libertà di stabilirsi in ogni paese dell'Unione, però si rivolge anche ai consumatori garantendo prezzi più bassi, migliori servizi e poi si rivolge anche alle istituzioni perché si cerca di riformare la regola cioè agganciarsi a degli standard normativi minimi allora l'articolo 12 l'articolo 12 dice che qualora per la scarsità delle risorse naturali le autorizzazioni che possono essere concesse sono in numero limitato, allora deve farsi una gara di pubblica evidenza improntata a regole di trasparenza che non riconosca dei privilegi all'imprenditore uscente, né ai suoi parenti, né a persone che hanno con lui particolari rapporti e che la concessione dovrà avere una durata limitata. Allora, tutto questo è rivolto al discorso delle concessioni balneari, delle concessioni demaniali, marittime, con finalità turistico-ricreative, quindi alle spiagge, significa che per quanto riguarda queste concessioni non può riconoscersi un diritto di insistenza nei confronti di chi adesso le spiagge le sta gestendo. Sono 30.000 imprese, quelle balneari, e che vedono all'incirca 600.000 imprenditori, sono varie sigle sindacali e sono un settore molto compatto che anche organizzato. Allora, il 25 di febbraio ci sarà un'ultima udienza alla Corte di Giustizia perché il nostro paese è stato oggetto di un un ricorso che il TAR, il TAR Lombardia e il TAR Sardegna hanno fatto alla Corte di Giustizia per interrogare sulla compatibilità tra una legge che ha automaticamente rinnovato le concessioni balneari fino al 2020 con quella direttiva Bolkestein, con l'articolo 12 di cui dicevamo prima. Allora, inizialmente la norma nazionale per evitare una procedura di infrazione alle 4.908 del 2008 aveva previsto che tutte le concessioni balneari fossero automaticamente
diciamo, estese quelle in vigore nel 2009 fino al 31/12/2012. E successivamente c'è stata una ulteriore norma che invece era estesa al 2020. Allora si pone questo problema della compatibilità tra questa automatica estensione e la direttiva comunitaria, e praticamente la Corte di Giustizia il 25 febbraio andrà a verificare questo. Gli imprenditori balneari si sono organizzati e per questo motivo, diciamo, hanno richiesto e forse sono riusciti ad ottenere questa legge che vi dicevo prima sulla sdemanializzazione, cioè che entro 120 giorni dalla approvazione di quella legge, è stata dall'entrata in vigore, entrata in vigore il 15 di agosto, e le regioni dovranno procedere a tracciare una nuova linea di costa, e nei successivi 120 giorni il Ministero delle Infrastrutture e vari altri ministeri dell'ambiente e del demanio potranno provvedere alla sdemanializzazione con le procedure di cui è l'articolo 35 del codice della navigazione, e quindi insomma rischiamo di perdere il nostro territorio. Grazie. Sì, volevo dire un'ultima cosa, allora io invito anche all'iscrizione al Partito Radicale Non Violento Transpartito Transnazionale, perché sono delle battaglie che si possono condurre sul diritto alla conoscenza e le altre quando ci sono dei soldi, quindi ho l'iscrizione o quantomeno un contributo, e poi voglio ringraziare le battaglie. Sulle spiagge è molto vicino, sta seguendo tutto quanto, ed iscrizione a liberi.tv più economica rispetto a quella del PRNT, perché sono soltanto 20 euro, però è uno spazio di parola che magari si potrebbe... Okay. Grazie. Grazie.